involucro ad alto isolamento termico e acustico, diagnosi, verifiche e soluzioni progettuali a confronto. Questo il titolo del workshop organizzato dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Genova in collaborazione con Action Group e AIS, Associazione Impianti Sportivi. L'evento si è svolto martedì 28 ottobre presso il Museo del Mare di Genova. Tra formazione e business, l'evento ha visto il riconoscimento di 6 crediti formativi professionali a valere per il triennio 2014-2016. È sicuramente una cosa divulgativa interessante che serve ai progettisti per conoscere meglio le tecnologie più avanzate offerte dal mercato. Una formula che porta qui molti progettisti, molti tecnici e ci dà la possibilità di promuovere il nostro prodotto in modo efficace, senza fare una promozione dedicata al singolo progettista, ma avere più progettisti tutti assieme ci dà la possibilità appunto di dare più spazio alla nostra azienda. Quindi un evento di questo genere per noi è un'opportunità, perché diciamo che abbiamo colto l'occasione di presentare dei prodotti innovativi legati all'evoluzione della nostra società presso degli utenti finali di cui tradizionalmente non avevamo mai avuto possibilità di incontro e di rapporti. Ecco. Noi siamo di nuovo presenti qui ai convegni di Action Group, è un punto di partenza sul quale riusciamo ad avere molti contatti con dei professionisti che sono comunque il nostro punto di partenza per andare a realizzare le strutture di cui ci occupiamo. Questa base ci permette di avere una serie di contatti dai quali noi traiamo comunque le basi dei progetti che andiamo a realizzare. La location è bellissima, giornata splendida, c'è una grande dinamicità, è un clima molto interessante, grande partecipazione dei progettisti. Io ritengo che sia fondamentale questo tipo di manifestazione, questi workshop, proprio nell'ottica di dare un feedback ai professionisti su quelle che sono, uno, le novità proposte dalle aziende, perché ci rendiamo conto che un professionista ha tantissimi input da internet, da una serie di indicazioni, ma il contatto umano tante volte può servire a dare maggiore peso alle cose che vengono proposte. Ci sembra molto interessante il fatto di poter essere messi anche a confronto con altre aziende e dare l'opportunità ai tecnici di avere questa gamma anche di informazioni varia e vasta che gli permette di migliorare la loro formazione.